Forse non conoscete il marchio Ulefon, questo è Bitouch 2, smartphone dallo schermo veramente molto ampio, fotocamera a 13 megapixel, lettore di impronte digitali, andiamo a scoprirlo insieme. Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, benvenuti nella recensione di Ulefon Bitouch 2, smartphone proveniente dalla Cina, nel senso stretto del termine, ovvero creato in Cina, ma questo penso che ormai valga per tutti, ma soprattutto di un'azienda cinese, Ulefon, di cui non mi pare che abbiamo mai recensito nulla sul nostro sito. Questo appunto è Ulefon 2, non abbiamo mai provato il modello 1, sono comunque molte le similitudini. Qui abbiamo i residui della pellicola di qualità pre-applicata sullo smartphone che io ho levato perché mi piace provare gli smartphone così come sono, senza protezioni aggiuntive. Questa però è un'altra pellicola che, se vogliamo, possiamo applicare allo smartphone dopo eventualmente aver rimosso la prima. Comunque sono identiche, quindi potete, se volete la pellicola, potete tranquillamente tenere quella che è già presente. Alimentatore classico da 1,5 A, cuffie abbastanza cheap con telecomando per rispondere e cuffie non in ear classiche, e un comodo cavo piatto con il filo per arrotolarlo, che è sempre più comune trovarlo, ma comunque ancora non è così comune, cioè è sempre meno strano trovarlo, ma non è ancora comune, quindi è sempre un grande piacere trovare cavi di questo tipo. Questo è il nostro Ulefon Bitouch 2 in colorazione bianca, c'è anche in colorazione nera con back cover removibile, ci vuole un po' di forza e ogni volta sembra sempre che si stia per spezzare, ma poi in realtà non si è mai spezzata, quindi per ora almeno la qualità sembra essere buona. Non abbiamo il chip NFC, lo si vede già da questa parte qui. Questa è una batteria da 3050 mAh che garantisce un'autonomia così, devo dire, almeno per essere a 3050 mAh. Qualcuno mi ha suggerito, anche facendo semplicemente i calcoli dei dati che troviamo sotto la batteria, che questa batteria potrebbe non essere a 3050 A. Questo è altamente possibile, in realtà non è totalmente una novità, non so perché mi sia stato segnalato questa volta e non in precedenza, perché comunque sono abbastanza convinto che, proprio perché non c'è nessun controllo che possiamo fare su questi smartphone un pochino più economici, non sia la prima volta che la batteria potrebbe avere i numeri un pochino taroccati. Ma a noi non interessa tanto l'amperaggio, ci interessa come funziona. Come funziona questa batteria? Così, nel senso che la situazione non è drammatica, ma non ci dà l'autonomia che una batteria a 3050 mAh dovrebbe darci, ovvero con un uso stress non arriverete a fine giornata. Qua sotto abbiamo lo slot per la micro SD, sopra la prima SIM in formato standard, infatti ho dovuto usare l'adattatore, e la seconda invece in formato mini. Fotocamera a 13 megapixel con sensore Sony e LED flash singolo, nonostante la forma allungata il LED comunque singolo. Jack audio da 3,5, porta micro USB per la ricarica sulla parte superiore, pulito il lato destro, speaker e microfono sul lato sinistro, tasto accensione e bilanciare il volume sul lato sinistro. Ho detto sinistro anche qua, invece volevo dire il lato sotto. La fotocamera, come avete visto, è appena sporgente, ma segue più o meno il profilo dello smartphone, quindi non è un problema quando è poggiato, quando si preme non va a dondolare particolarmente. Dimensione 158,1, 77,4, 8,6 mm di spessore, 160 grammi, quindi non leggerissimo, ma relativamente leggero, soprattutto considerando le importanti dimensioni di questo smartphone. Smartphone che poi, come vedremo, ha uno schermo a 5 pollici e mezzo, ma che non ha neanche delle cornici così ridotte, anche perché se lo spegniamo vedete quanto è grande la parte nera, ma quando poi accendiamo vediamo che scopriamo che una parte di questa parte nera appunto è solo cornice e non è schermo. Fotocamera frontale da 5 megapixel a cui aggiungiamo, lo vedete qui, aggiungiamo anche un LED flash sulla parte frontale. Ok. Schermo 5 pollici e mezzo, IPS 1920x1080 pixel. La luminosità è molto alta, quella minima, scusate, levo queste notifiche. La luminosità minima è forse un pochino alta per i nostri gusti, al buio può essere un pochino un problema, però ci sono, lo schermo garantisce degli ottimi colori, una buona luminosità, buoni angoli di visione, forse solo qualche piccola imprecisione nel touch ogni tanto, quindi non è un problema costante che si presenta sempre, ma a volte mi è capitato anche mentre digitavo
che mi perdeva qualche carattere e sono abbastanza convinto che sia più un problema hardware che un problema software. La versione Android è la 5.1 di Lollipop, anche se poi in realtà della 5.1 non troviamo tutte le varie novità che ci aspetteremo da questa versione. In realtà il firmware sembra essere basato principalmente sulla 5.0. Abbasso leggermente la luminosità, vedete anche questa cosa della tendina, qualche volta mi capita di doverla tirare giù con un pochino più di insistenza e penso che sia un problema proprio dovuto al pannello del touchscreen. Processore MediaTek MT6752 octa-core da 1.7 GHz a 64 bit, 3 GB di RAM, 16 GB di memoria interna espandibili tramite microSD e se vorrete, come abbiamo fatto noi, potrete stupidamente passare alla scheda SD come memoria principale. Stupidamente perché avremmo fatto meglio a non farlo, visto che la memoria interna è da 16 GB e quindi vedete che è ancora totalmente vuota. In realtà lo stupido qui non sono stato io, ma è stato il telefono che appena ha trovato l'SD l'ha impostata come predefinita. Io i primi giorni non me ne sono accorto e quindi quello che è successo è che ho continuato a riempire l'SD senza accorgermi che la memoria libera non stava venendo riempita e invece sarebbe stato sicuramente meglio in quel modo lì. Connettività LTE, Wi-Fi ABG, NFC, Bluetooth 4.0, non è presente invece l'NFC come su moltissimi smartphone dotati di piattaforma MediaTek, è presente l'hotNOT che è una specie di condivisione del display. Qui invece abbiamo le impostazioni della scheda SIM che non vi faccio vedere per privacy perché viene mostrato in chiaro il numero di telefono, però insomma niente. Niente che non abbiate già visto in altri smartphone MediaTek, comunque funziona molto bene nella gestione della doppia SIM. È presente una funzionalità di risparmio energetico che è quella standard anche qui di MediaTek, questo risparmio energetico intuitivo che però non è che faccia chissà quale miracolo e quindi io ho scelto di disabilitarlo. Abbiamo le gesture, scusate, a schermo spento, io ho abilitato fra queste soltanto quello del double tap. Se andiamo su More Gesture, vedete abbiamo anche quelle dove si disegnano le lettere e poi è possibile aprire un'applicazione a piacimento. Scorrendo abbiamo la programmazione dell'accensione e lo spegnimento e andando in sicurezza abbiamo la possibilità di gestire i permessi delle app per permesso o per app. Io ho preferito tenerlo disattivato, ma è comunque presente. Poi abbiamo l'auto start management che ci permette di dire ok, questa app qui e questa app qui non devono partire in automatico all'avvio e questo permette magari di risparmiare un po' sulla RAM. L'home screen è quella standard di Android 5.0/5.1, quindi nessuna novità di rilievo. Se tengo premuto il tasto home, abilitiamo il multitasking con il tasto per spegnere tutto. A schermo spento, questo tasto funziona a tasto home per risvegliare lo schermo. Se ci tengo il dito sopra, funziona da lettore di impronte e vedete che il telefono si sblocca. La precisione è così così, nel senso che è buona, non è particolarmente frustrante, ma rispetto ad altri smartphone che hanno una precisione ancora superiore, mi verrebbe da dire per esempio l'MX5, qui qualche volta ci chiede di sollevare il dito e riappoggiarlo, quando invece a mio giudizio il dito era posizionato bene e avrebbe dovuto tranquillamente sbloccarsi anche così. Andiamo nel browser, andiamo sul sito di Repubblica, vedete come la tastiera è quella di Android standard, non ne è presente una differente, potete ovviamente installarla voi, allora premiamo subito qui. Questo è il tasto menu, non è il tasto multitasking che avete visto qui, richiediamo il sito desktop, magari leviamogli la M da davanti. In Wi-Fi non ho avuto particolari problemi, con l'eccezione di un paio di volte in cui stranamente sembrava che non si volesse avviare la connessione Wi-Fi, poi dopo un paio di minuti ha funzionato. Però non è una cosa che mi è successa sempre, mi è successa in modo molto sporadico e quindi non lo definirei un problema drammatico, ma comunque una cosa che vi ho voluto segnalare. La navigazione web tramite il classico browser stock di Android funziona bene, ecco qua, direi nessun problema di sorta e anche lo zoom, lo scroll decisamente bene. Usciamo, quindi 3 GB di RAM, quindi di roba in memoria ne possiamo tenere, quindi andiamo subito al sodo e apriamo Modern Combat 5 con GPU Mali T760 MP2. Quindi
tra le GPU che possiamo trovare sui processori MediaTek, è praticamente l'ultima disponibile al momento, circa. Aspettiamo che faccia la sua solita estrazione file, che avviene solo la prima volta, ma ovviamente sta mentendo. Un attimo di pazienza. Allora, vi dico solo una cosa, mi è piaciuta onestamente la forma. Secondo molti è copiata da iPhone, beh, degli elementi ci sono, basti pensare al tasto qua sotto. C'è proprio lo slogan di questo telefono che è qualcosa tipo questo telefono non è un iPhone, cosa del genere, ovviamente qualche similitudine c'è, ma si tiene bene in mano nonostante la dimensione. È un bel padellone, lo è, non si può negare, ma si tiene abbastanza bene per essere un padellone di questo tipo in mano. Rialziamo un po' il volume visto che l'ho levato. Il volume a metà era abbastanza basso. Non ci sono purtroppo tutti. Ah no, scusate, sì, mi sbagliavo io. Ci sono tutti gli effetti, quindi come da GPU di alto livello. Il gioco è abbastanza fluido, il frame rate forse non è alto come con CPU e GPU della concorrenza top di gamma, ma è comunque molto molto buono. Usciamo prima che mi massacrino, quindi scappo come un codardo. Via queste notifiche, scusatemi. Fotocamera 13 megapixel, Sony, video a 1080p. Allora, prendiamo questo trasparente. Eccolo qua. La messa a fuoco è abbastanza veloce. Ecco qua. Lo scatto anche qui si può definire abbastanza veloce. Le funzionalità non sono poche, sono tutte qui a disposizione nel menu, quello di MediaTek che tutti conosciamo, che a me piace veramente molto poco. Mancano anche le etichette, cosa che non sopporto. Qui abbiamo gli effetti in tempo reale, che non sono pochi e sono abbastanza carini. Mi piace l'effetto fico, che non so bene cosa voglia dire, ma probabilmente è stato tradotto con Google Translate. Questa cosa mi fa molto molto ridere. Video rallentatore in modalità HDR. Qui se andiamo nelle impostazioni, ci sono tantissime altre opzioni, tra cui sbizzarrirci. Io ho abilitato giusto la localizzazione, vedete. In realtà qui suggerisce che a 13 megapixel le foto possono essere sia in 16 noni che in 4 terzi. Io ho scelto di scattarle in 4 terzi. Com'è la qualità delle foto? Nella media, non sarà la 13 megapixel che vi farà innamorare, ma non è neanche una 13 megapixel farlocca, se così vogliamo dire, che scatta a risoluzione altissima, poi magari la qualità è pessima. La qualità è nella media, niente, niente per cui emozionarsi, appunto. Andiamo nel lettore musicale che si nasconde dietro questa icona personalizzata, ma come vedete poi è la solita di MediaTek, di Android. La qualità non è neanche malaccio, ma il volume comunque è abbastanza basso, quindi quando c'è un po' di rumore la posizione è abbastanza fortunata, ma comunque non è assolutamente certo che non perderete mai nessuna telefonata. Quando vi parlavo del design che mi piace molto questo bordo, vedete, leggermente spiovente che va qui del display che segue la forma curva dello smartphone. Quindi devo dire che è un prodotto un po' strano, che ha un design un po' particolare che mi aveva lasciato abbastanza perplesso, ma poi in mano invece non mi è dispiaciuto e anzi l'ho trovato abbastanza originale da colpirmi in senso positivo. Se andiamo nella galleria, andiamo nei video e vi faccio vedere questo che dovrebbe essere il 2K. No, non ve lo faccio vedere, ve lo faccio solo sentire, mentre invece vi faccio anche vedere l'MP4. Allora, mentre vi parlo, tra l'altro quassù, intorno alla fotocamera, lo smartphone ha iniziato a scaldare. E non poco, questo suppongo tra l'altro sia principalmente il problema che tira giù anche la batteria, ovvero che in standby ottiene degli ottimi risultati, ma quando lo utilizziamo la batteria va giù abbastanza velocemente. Una cosa che non mi è piaciuta, guardate, qui c'è la notifica di Dropbox che non sta caricando le foto perché la batteria è troppo scarica. Nel blocco schermo purtroppo non è possibile vedere le notifiche, non è possibile cambiare questa cosa alle impostazioni perché ho attivato il lettore di impronte digitali. Ecco qua lo vedete che ha perso il primo tocco. Questa cosa non mi piace moltissimo perché lo sentite vibrare, lo sentite suonare e poi però non potete vedere in alcun caso qual è la notifica che avete ricevuto e questa cosa non mi è piaciuta. Ovviamente potete ripristinare il comportamento classico se levate
la lettura delle impronte digitali. Per quanto riguarda la lettura impronte digitali, una cosa che mi è piaciuta è questa, vedete? Dove cioè, potete bloccare certe app affinché vi venga richiesta la lettura delle impronte oppure la password. Per una frazione di secondo si intravede il contenuto, quindi non è proprio il massimo della sicurezza al 100%, ma l'applicazione comunque non è utilizzabile in alcun modo senza il lettore di impronte. Non è soltanto per i messaggi, dalle impostazioni potete decidere voi qualsiasi applicazione di bloccarla. In questo modo il telefono intercederà quando avviene l'apertura e vi chiederà appunto di impostare la di digitare la password o utilizzare il lettore di impronte. Non c'è molto altro da mostrarvi perché le applicazioni sono quelle veramente stock di Android più quelle stock di MediaTek, per esempio il file manager, e poi veramente siamo agli sgoccioli, la radio FM e appunto più o meno è finito. Mi è piaciuto questo telefono, allora devo dire la verità, mi è piaciuto più di quanto pensassi perché proprio il design mi aveva fatto rimanere un po' scettico, invece non mi è dispiaciuto. È un po' un peccato per piccoli difetti che troviamo in giro per il sistema, come a volte qualche lettura mancata delle impronte, a volte qualche tocco mancato sul display e sul riscaldamento slash batteria, che non è un problema drammatico, non è uno di quei telefoni che vi fa fare mezza giornata, ma allo stesso tempo non è neanche uno di quelli che riuscirà a portarvi a fine della giornata, appunto. La situazione, tra l'altro, è leggermente peggiore se le SIM sono due, quindi in quel caso lì la batteria ovviamente va giù ancora più velocemente di quanto abbiate visto o intravisto o che vi abbia detto con una singola SIM. Potete acquistare questo Ulefone Bitouch 2 su Gearbest a 211 euro e questo ovviamente è un fattore molto interessante perché per 211 euro vi portate a casa uno smartphone dotato di connettività LTE, dual SIM, fotocamera a 13 megapixel, schermo Full HD da 5 pollici e mezzo, Wi-Fi AC, 3 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, quindi per quanto riguarda l'hardware decisamente non male, considerate però i suoi piccoli difetti di cui vi ho parlato finora. Per questa recensione di Ulefone Bitouch 2 è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.